Bentornati amici di Obiettivo News, continuiamo la nostra passeggiata all'interno del mondo delle due e delle quattro ruote con il nostro format. Oggi torniamo a parlare delle quattro ruote, torniamo a parlare di rally, lo facciamo insieme a Giorgio Costasalute e a sua figlia Giulia. Benvenuti, benvenuti, Grazie. grazie di essere nostri ospiti. Giorgio, inizio con te. Tu corri dal 2015, 27 partenze. La tua passione quindi nasce da... Praticamente da sempre, perché quando ho 19 anni avevo già la possibilità di poterlo fare, poi ovviamente la mia fidanzata all'epoca, che dopo tantissimi anni mia moglie attuale o ancora ad oggi, aveva paura, c'era il periodo di queste macchine gruppi B molto potenti, c'erano stati degli incidenti mortali. Allora, l'unico paletto nella vita, ho detto io la macchina. È passato un periodo che non andavo neanche più a vedere i rally, perché Ci stavi comunque male? ci stavo malissimo e si faceva altro. E boh, poi nel 2015, a 50 anni, è saltato fuori, è scoppiata la bomba, e nonostante tutti questi anni passati, dovuto iniziare. Allora, Hai ricominciato quest'anno, quindi nel 2023, già due rally fatti, il Ronde del Canavese sì, e il Rally che d'Alba, è diventato Regione Piemonte, Regione esattamente. Piemonte. È iniziato male la stagione, perché il Canavese, il Ronde del Canavese con Giulia, che navigava in Puglia, mai nevicato, mai più piovuto da 10 mesi, è venuto giù il mondo e aspettava noi. Siamo partiti già sulla prima finestra con della neve a terra, e abbiamo detto cerchiamo di arrivare alla fine. Siamo arrivati a 500 metri dalla fine, avevamo già 3-4 equipaggi davanti Fermi. bloccati, ci siamo fermati di 2 ore, insomma stabilizzati. Ovviamente abbiamo deciso di non proseguire, perché non ne valeva la pena, ci siamo ritirati come almeno una cinquantina di Altri vettura. altre vetture. Poi ho deciso di iscrivermi al campionato CRZ, campionato di zona, trofeo Michelin, e correndo con la Rally 5, con la Clio Renault Turbo, di fare il campionato, l'R Trophy Renault Italia. E sono partito con la prima gara del campionato, che purtroppo sulla terza prova speciale, un piccolissimo errore di valutazione in un'inversione stretta e, da quello che dicono anche gli altri, una concomitanza di sfortune, ho preso un piccolo murettino con l'anteriore destra e la macchina non era più governabile, ho dovuto ritirarmi. E ero anche abbastanza già ben messo dalla Power Stage della sera prima, secondo di trofeo Michelin, e abbiamo iniziato male un po' la stagione. Ma ci rifaremo subito con il Castiglione, l'Alba e insomma Quindi altre proseguirà il campionato CRZ gare. Sicuramente sì. con il team, vogliamo Il team, ricordarlo. sempre con la Scacco Matto Racing di Antonio Rotella, che non lo mollerò mai, perché ovviamente sono delle macchine fantastiche, c'è sempre l'innovazione, al di là dell'amicizia che abbiamo, però sempre macchine performanti, al top, disponibilità a mille, quindi si continua con la Scacco Matto, questo Certo, sicuro. quindi prossimo appuntamento il Castiglione che Castiglione è 2 luglio, il 2 luglio, 2 mi luglio, sembrava che era esattamente, luglio. sì. E poi vediamo, ci saranno 2 gare nel mese, perché c'è il Rally di Alba L'Alba. Biella che sarà intorno al 15-17 di luglio, il Rally della Lana, Lada, sì. Lana. Esattamente, e quindi non è neanche male, perché dopo 15 giorni si risale in macchina, quindi Certo, si può sì, no, livello, sì. mantenere il ritmo. Ritmo mio, perché ovviamente ognuno fa quello che può, mi sto migliorando con degli istruttori, sto investendo tanto in sacrifici, in soldini, tempo, eccetera, per Certo, cercare, sì, poi se non si è uno sport riesce, molto economico, quindi... no, proprio per niente, tutti danno il meglio per continuare, aumenta tutto, aumenta anche queste cose qua. E comunque con degli istruttori, per vedere con l'età avanzata di spremere il limone finché esce ancora qualcosa. Tu Giulia invece hai fatto quattro rally, tutti con papà? Sì, vabbè, l'ultimo non... La tua passione invece nasce anche Con parte la da scuola, piccola, sì, ovviamente, sì, perché fin da quando ero piccolina mi ha sempre portato a vedere la città di Torino, che poi passa Sì. di fianco a casa nostra praticamente.
E poi nel 2019 lui aveva già iniziato da qualche anno a correre, io stavo finendo l'università e ho detto perché non provare? Certo. E allora abbiamo provato e quindi da lì è partito tutto. E ti piace fare la navigatrice? Sì, sì, mi piace molto. Cos'è che ti piace del tuo ruolo, che ricordiamo è un ruolo fondamentale in un equipaggio? Molto spesso si parla sempre solo del pilota, ma certo, no, per riuscire a ottenere determinati risultati il ruolo del navigatore è fondamentale. Sicuramente sì. La precisione che è necessaria, diciamo, dalle cose, il dover mantenere un certo ritmo, il dover calcolare tutto, avere sempre la situazione sotto controllo. Poi non è facile perché no, facendo pochissime gare come faccio io ovviamente ci vuole un po'. Faremo in modo di aumentarle comunque, sicuramente. Certo, sì, è ovvio che bisogna avere comunque una precisione, che è fondamentale anche dare le indicazioni giuste poi al pilota. Che tipo di pilota è tuo papà? Posso dire la verità? No, devi dire la verità. No, è bravo. Mi ascolta. Ti ascolta. Poi quello che ci diciamo sempre è... Quello che è in macchina da gara rimane in macchina da gara, nel senso certo, che se c'è da arrabbiarsi, se c'è da... Poi la tensione è anche molto durante la gara, certo, quindi deve, non è facile. Deve decadere un po', è difficile, però quello con la concentrazione deve decadere un po' il discorso papà-figlia, questo sicuro. Lì siamo pilota e compagno, sì, quindi in quella situazione quello che succede lì rimane lì, se ci si arrabbia, si scende, poi si dà un abbraccio, fa arrabbiare e finisce lì. Fa arrabbiare. Non mi ascolto. Non è vero, non è vero. Non può riprendere, però ogni tanto bisogna. E a livello mentale? A livello mentale, non perché io sono un pilota, però sostengo e dico sempre e condivido con altri piloti, che poi passando gli anni ci si conosce sempre con più gente in questo sport, e non è proprio un po' una cosa da tutti, e non è facile perché comunque c'è tutto un discorso già di preparazione, andare sui percorsi con macchina stradale a, come si dice in gergo, a scrivere le note. Certo, sì, ricordiamo che poi non ha cioè il correre non è che si limita soltanto alla gara della domenica, ma c'è tutta la preparazione prima, prima, esattamente. Il mettere giù le note è una cosa molto molto importante, cercare di farla nel miglior modo possibile, ci sono comunque delle cose da tenersi, certo, e ognun pilota ha un po' la sua tipologia, certo, perché comunque quando si è in prova speciale il navigatore legge quello che tu gli hai detto di scrivere settimane prima ed è quello che ti fotografa la strada che non vedi, perché per andare forte non puoi andare a vista. No, devi sapere cosa c'è dopo una curva, dopo un rettilineo, quindi sapere come entrare, non entrare e quant'altro. Quindi è fondamentale questo, e poi c'è da mettere in atto le note appena sentite, già considerare quelle che vengono dette sulla strada che arriverai, capire le gomme se tengono, sì, poi magari cioè, poi le condizioni non sono sempre ottimali e non sono sempre le stesse. Assolutamente, poi io dico sempre, a differenza della pista, il rally è una cosa completamente diversa. Certo, la pista è lì, la vedi. La pista è lì, sempre uguale. Se non la pulita la puliscono, è sempre uguale, il giro è sempre quello. Qui a differenza delle prove speciali, strade strette, larghe, veloci, sconnesse e quant'altro, ti puoi trovare tutto lo sporco dai concorrenti che sono passati prima, certo, che diventa pericoloso. Insomma. O qualcosa anche che ostruisce il passaggio, sicuramente, incidenti. Fare molta attenzione alle bandiere, le bandiere gialle che ci segnalano se c'è qualche pericolo, concorrente che è uscito fuori di strada a pericolo. Ahimè, la gente, questo qui è un problema molto... Purtroppo sì. Che è molto comune, succede, uno è concentrato sulla strada, su quello che fa, perché ci va tanta concentrazione ed è difficile, è facilissimo sbagliare anche per l'equilibrio tra i due diciamo componenti dell'equipaggio. Però a fine prova, sovente con il navigatore o con lei o con il mio navigatore di Biella, si dice, hai visto in quella curva se succedeva qualcosa, che uscivamo, quanta gente c'era, quello è un problema che comunque persiste, e limita molto, a me limita molto, poi c'è chi magari, come si dice, non lo vede. Spegne l'interruttore e non vede niente, può anche limitare comunque, questo sicuramente.
è impegnativo anche fare il pilota, perché puoi vedere come si tengono o non tengono la strada, magari arrivi la curva dopo, non te lo aspetti il cielo umido, poi sei altri passaggi nella giornata. Cambiano le condizioni. Un buon navigatore gli dai le correzioni. Già solo dal mattino al pomeriggio. Cambia da solo dal mattino al pomeriggio. Perché magari il mattino ovviamente magari presto, la strada è più umida, certo. Esce il sole. Quindi una considerazione già la partenza al mattino, una considerazione il giorno prima e durante le assistenze in mezzo alle varie prove, è sempre quella di dire cosa faccio, cambiamo le gomme, cambiamo gomme da pioggia, gomme molli. Sì, poi abbiamo visto al road del Caravese, shakedown col sole pieno, sì, e il giorno dopo condizioni totalmente diverse. Abbiamo fatto uno shakedown molto positivo, molto bello, anche appunto per lei stare il più possibile col casco in testa. E poi arrivare al giorno dopo che doveva dare le prime due prove. Era tutte diverse. Infatti noi 10 minuti prima dal team, che ripeto molto disponibili, sono stato tirato giù le gomme, messe su gomme i più performanti possibili da pioggia. Le scaldavamo sulla pioggia prima di arrivare in prova e erano veramente... Tenevano tantissimo. Siamo partiti con 1 centimetro di neve e l'abbiamo già rischiata al secondo tornante, però siamo riusciti. Con gli anni il vecchietto ha cominciato di esperienza e abbiamo tenuto la macchina dentro per andare avanti. Fa parte del gioco. Fa parte del gioco. Sicuramente sì. Tu continuerai? La tua intenzione è quella di... Al momento sì. Assolutamente sì. Quindi ricordiamo i prossimi appuntamenti con il CRZ. Il CRZ, il trofeo Michelin, le retrofi Renault, il 2 luglio il Castiglione, i rally della Lana Biella intorno... 15-17 luglio mi sembra, poi faremo di nuovo io e lei la gara di casa, che è città di Torino, noi abitando in Valle di Lanzo, sì, ci mettiamo i caschi nel cortile di casa per andare a fare la mezzanile, se verrà fatto anche questo. Come capita ai canavesani, esattamente, stessa identica cosa. E poi, siccome purtroppo è andato male il rally di Alba, devo fare almeno 3 gare per il CRZ e devo ancora capire se fare 15 giorni dopo il città di Torino il rally di Aosta oppure il 10 di ottobre il rally del Rubinetto. Hai un ventaglio di scelta. Sì, esatto, nel corso della stagione. Quest'anno ci siamo buttati nel campionato e voglio investire, comunque di investire anche infatti, a livello economico e che prosegua. Noi vi facciamo un in bocca al lupo, che la stagione grazie, crepi il lupo. Si riprenda al meglio visto le prime due. Sì, perché siamo già partiti un po' male. La fortuna tornerà a girare anche per voi. Ci mette in conto anche che possono succedere. Sì, certo, sono gare che uno, infatti, quando uno decide di correre qualsiasi disciplina faccia, lo mette in conto. Sicuramente, questo sicuro, senz'altro. Grazie mille di essere stati i nostri ospiti. Grazie a voi, grazie a te. Noi, amici di Obiettivo News, vi salutiamo, vi diamo appuntamento ad una prossima puntata e mi raccomando, come vi dico sempre, continuate a seguirci su Obiettivo News e sui nostri canali social.